Dal mio tesoro. In questa pagina di Vangelo, il regno dei cieli è paragonato a una rete gettata nel mare. Come so essere anch'io raccolto dall'amore di Dio, avvolto dalla sua misericordia? E come so cogliere nella mia vita, nella mia ricerca di fede, quel tesoro nascosto che è nel mio cuore? Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Il regno dei cieli, prima paragonato ad un tesoro, poi ad un mercante, ora ad una rete. Non solo qualcosa di nascosto, ma anche qualcosa che avvolge tutti come una rete. Una rete che raccoglie buoni e cattivi. E questa anche immagine della Chiesa, fatta non da perfetti, ma da peccatori. So accettare e avere misericordia. So riconoscermi come peccatore. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Questa immagine ci richiama al discernimento, saper valorizzare i talenti degli altri. So mettermi a disposizione in spirito di obbedienza. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Una giustizia verso anche gli scandali, a ricordarci che alla fine i malvagi saranno sconfitti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Di cosa è composto il mio tesoro interiore? Curiamo il nostro aspetto, facciamo diete, andiamo in palestra. Ma come sta il nostro spirito, la nostra coscienza? Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link in descrizione. Grazie e buona giornata.